Rieccoci, buona giornata, ben ritrovati a tutti gli spettatori di Rete7. Comincia un nuovo spazio con Buongiorno Dottore, un nuovo spazio per la divulgazione medica con i nostri dottori, i nostri medici, i nostri luminari. Allora, prima di fare il benvenuto al primo dei nostri ospiti, io vi ricordo come sempre i contatti per intervenire in diretta nel corso della nostra trasmissione. Se volete telefonare, il numero lo vedete anche in sovrimpressione 011 06 00774. Se invece volete mandare un SMS o un WhatsApp, il numero è il 348 80 40 254. Vado a fare il ben ritrovato tra noi in video collegamento con noi al ginecologo professor Luigi Nuzzo. Ben ritrovato, professore. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori e alle nostre telespettatrici. Un professor Nuzzo già in clima prenatalizio, possiamo dire. Vedo un bel caminetto, un Eh beh, sì, caldo. siamo a casa. Anche perché adesso si aspetta un po' di capire, sembra che qualcosa si allenterà in vista del Natale. Ovviamente non sarà un Natale come tutti gli anni, questo già lo sappiamo. Allora, professor Nuzzo, oggi andiamo tra i tanti argomenti che come sempre tocchiamo e approfondiamo con lei, andiamo sul postparto, cosa fare? Perché come sappiamo è difficile, sono giornate delicate, il momento del parto è qualcosa di molto importante che naturalmente connota una vita intera di una persona, di una coppia, di una famiglia. C'è poi naturalmente quello che succede dopo, professore. Allora, il postpartum è un momento molto importante per le nostre signore e per le nostre coppie, ovviamente in particolare. Perché? Perché quando la signora torna a casa, il primo giorno, la prima settimana è la più dura, secondo me, perché si trovano con questo bambino da dover gestire, con nessun campanello da suonare per far arrivare l'infermiera o la puericultrice che ti dà i consigli del caso. Devi imparare anche molto velocemente ad accudire un bambino. Quindi le nostre signore nei primissimi giorni lo vivono con un po' di angoscia questo momento, più o meno grande a seconda dei casi e a seconda delle persone. E non dobbiamo sottovalutare il fatto che il primo trimestre dopo il parto è il trimestre della depressione, come abbiamo tante volte detto. Quel periodo in particolar modo viene visto sempre come un momento particolare per le donne e per le coppie in generale, come si dice. Quindi è di fondamentale importanza l'aiuto che può essere dato alle nostre puer, alle nostre signore, soprattutto nell'ambiente familiare. Quindi il marito e i parenti più prossimi che girano per casa devono sapere che è un momento particolare, perché c'è il pianto facile, c'è la paura di non riuscire a gestirlo, di non riuscire a gestire questo neonato o neonata che sia, e si ha paura di non riuscire a comprendere le varie esigenze. Invece dobbiamo subito intervenire in questo modo dicendo che è un momento particolare, sì, ma che si supera molto, molto facilmente e molto, molto velocemente. Quindi massima tranquillità, massima serenità per le nostre puerpere. Ma ripeto, è di fondamentale importanza l'ambiente in cui le nostre puerpere si trovano a dover convivere. Poi ci sono tante domande, tante cose a cui possiamo ancora rispondere, perché le domande a questo proposito possono essere veramente tante. Allora, non so se abbiamo una telefonata, no? Ok, allora 011, Allora, ricordiamo ancora, se non ci dice. sono domande, io vi continuo a raccontare come vanno le cose. Il più delle volte c'è un allattamento che la signora può gestire in autonomia, perché ormai ha imparato a fare l'allattamento quando arriva a casa, perché i 3 giorni di permanenza in ospedale sono serviti anche a quello, oltre che a ristabilirsi fisicamente. Anzi, a proposito di ristabilirsi fisicamente, è vero che dopo 3 giorni, la maggior parte, dopo un parto spontaneo, nella maggior parte dei casi, siamo già in grado di accudire a tutte le faccende, però se ce la prendiamo ancora comoda per qualche giorno, non è male. I primi giorni le signore dovrebbero, come dire, fare un'alimentazione particolare, devono bere tanto, devono avere un'alimentazione, a base di proteine, a base di pochi carboidrati, ma soprattutto devono fare in modo di sentirsi bene, di sentirsi in forma. Perché questo accada, è ovvio che devono essere prese delle precauzioni. Quindi le precauzioni sono l'alimentazione, un minimo esercizio fisico e soprattutto, come dicevo prima, un ambiente sereno. L'alimentazione
deve essere variegata, l'importante è che ci siano delle cose che non, siano disturbo al bambino, tante volte ci viene chiesto, ma è vero che il pesce non possiamo mangiarlo? Sì, in effetti pare che il pesce non gradisca, soprattutto delle signore che allattano, mi riferisco a questo, il pesce non è molto gradito dai nascituri, per esempio, invece altri alimenti vengono... vengono ben graditi, perché noi dobbiamo sapere che il latte, la consistenza del latte è diversa a seconda di quello che la signora, che la nostra puerpera sta mangiando, da come si alimenta. È molto importante, dicevo, bere perché bere vuol dire aiutare l'eiezione del latte, aiutare anche la produzione del latte, che tante volte è un po' difficoltosa all'inizio, il primo o secondo giorno, poi si avvia nella maggior parte dei casi. Però la signora deve sapere, le nostre signore devono sapere anche questo, che non è la fine del mondo se l'allattamento a un certo punto non ha non produce, diciamo così, quello dovuto, cioè la quantità di latte potrebbe anche non essere sufficiente, e in questo caso non c'è niente di strano se si ricorre poi all'allattamento anche artificiale. Tantissimi bambini sono stati allattati completamente per tutta la loro esistenza, diciamo così, con l'allattamento artificiale, sono venuti bene, sono stati cresciuti bene e regolarmente. È ovvio che laddove c'è la possibilità di un allattamento naturale, di un allattamento normale, diciamo, il latte materno non è paragonabile a nessun altro alimento, e quindi quanto più è possibile noi dobbiamo facilitare e incoraggiare questo tipo di procedura, perché così facendo noi diamo non solo il latte al bambino, ma diamo delle cose fondamentali, diamo degli anticorpi. Il bambino nei primi 4 mesi, questo è il periodo più importante, e con l'allattamento dei primi 4 mesi assorbe una quantità di proteine, di anticorpi, di sostanze utili che lo aiutano a vivere per il resto della sua vita. Quindi molto molto importante, laddove è possibile, l'allattamento. Come dicevo prima, quando non si può o non si deve, perché a volte noi siamo noi stessi a controindicare l'allattamento, non è la fine del mondo. E l'alimentazione, dicevo, è importante, il supplemento di ferro è importante, ecco perché quando viene dimessa la paziente quasi sempre nella lettera di dimissione si vede scritto il ferro. Il ferro va dato perché per un mese, soprattutto se c'è l'allattamento, il ferro viene assorbito moltissimo dal neonato, e poi dobbiamo sapere che con il parto una notevole quantità di ferro è andata persa. Generalmente con il parto circa dai 500 ai 750 cc di sangue si perdono in maniera fisiologica. A volte purtroppo ne perdiamo un po' di più di sangue con il parto, perché ci sono delle condizioni particolari, ma ad ogni buon conto anche nel parto più fisiologico possibile un minimo di perdita di sangue c'è, un minimo di perdita di ferro c'è, quindi l'emoglobina va ristabilita quanto prima possibile, perché ristabilendo l'emoglobina noi sappiamo che la nostra signora si riprendono prima, cioè ritornano perfettamente in forma. Quanto tempo deve trascorrere perché si diventano proprio perfettamente bene, stiano perfettamente bene? Bene, passano generalmente intorno ai 30-40 giorni, tant'è vero che su quella lettera di dimissione che noi facciamo, scriviamo alla signora di rivolgersi al suo medico curante e di fare un controllo ostetrico ginecologico presso il proprio specialista dopo 30-40 giorni, proprio per questo, perché gli diamo il tempo di rimettersi in forma, di rimettersi in buona salute, e generalmente dopo i 40 giorni si ha, anche se non c'è l'allattamento, anche il capoparto, la prima mestruazione, che noi definiamo molto volgarmente da sempre il capoparto, una mestruazione particolarmente abbondante che sta a significare che tutto l'equilibrio dell'organismo è ritornato normale. Ripeto, se non c'è l'allattamento, perché se c'è l'allattamento in corso, il capoparto può essere anche procrastinato, addirittura di alcuni mesi, non di un mese, ma di alcuni mesi. Non c'è da preoccuparsi, ma la visita comunque del ginecologo va fatta sempre dopo i 40 giorni. Perché? Perché dobbiamo vedere che effettivamente l'utero abbia ripreso la sua forma, le sue dimensioni normali, che sia stato eliminato qualunque residuo che può essere, come dire, scusate il giro di parole, residuato dopo il parto, perché dopo il parto noi sappiamo che c'è una certa quantità di sangue che viene espulso, ma alcuni residui placentari vengono normalmente espulsi anche nei giorni a venire. Sono i cosiddetti lochi, che sono materiale
che viene espulso, come dicevo, regolarmente, che generalmente viene espulso nei primi 10 giorni, ma può proseguire anche l'espulsione per alcuni giorni, per fino a 40 giorni. Ecco che cosa va a fare il ginecologo. Il ginecologo va a fare un controllo dopo 40 giorni per vedere che effettivamente sia stato espulso tutto quello che è inutile, diciamo così, ormai dopo l'espletamento del parto, ci può essere nell'utero. Bravissimamente, dobbiamo dire anche questo, noi troviamo dei residui ancora nella visita e soprattutto nell'ecografia, e in questi casi dobbiamo valutare volta per volta se è il caso o no di somministrare una terapia, oppure, se rarissimamente capita, dover intervenire anche con un piccolo raschiamento, con una piccola pulizia chirurgica dell'endometrio, della parte interna dell'utero. Sono cose che, come dire, un po' tecniche, che noi valutiamo volta per volta quando andiamo a fare il controllo del postpartum. Allora, professore, la interrompo un attimo che dovremmo avere una telefonata stavolta. Sì. Allora, pronto, chi c'è in linea? Curiosità. Pronto? Buongiorno, come si chiama? Okay, da dove chiama? Buongiorno, sono Giovanni, chiamo del VCO. Prego. Volevo fare una domanda al dottore che non concerne un po' la sua specialità, però sarò breve. Io ho fatto l'antivaccinale, antiprovenzale. Mi può rispondere? Ma è una domanda semplice. Cioè, io dopo 34 anni ho cambiato il dottore di base, purtroppo è andato in pensione. E quindi adesso col mio nuovo dottore non ho ancora un feeling, diciamo. La sento lontanissimo, purtroppo. Sarò breve nella domanda, nella resa. Forse la mia è stata una lunga dissertazione che ha messo in difficoltà. Allora, un attimo solo, scusate, chiedo scusa al nostro telespettatore e al dottore. Dottore, lei non ha proprio sentito quello che ha detto il nostro telespettatore? Ah, ecco, strano, perché il suo volume era piuttosto alto. Allora, proviamo a sistemare. Lo sente adesso, professore? Cercherò di restare vicino. Allora, facciamo così, mi ascolti, anche perché so che usulerò un po' dal tema, però lei faccia pure la domanda, se il professore non la sente, piuttosto giriamo al professore la sua domanda. Certo. Prego, Giovanni. Certo, ho il dottore nuovo, quindi ho fatto l'antinfluenzale. Mi dispiace, ma non ho sentito nulla. Allora niente, mi dispiace, la saluto e chiedo scusa. No, ma vabbè, diciamo, allora, grazie, ci scusiamo col nostro telespettatore, anche se ci pare di aver capito che andassi un po' fuori dal tema, cosa che noi consigliamo. Quindi non sente neanche me in questo momento, professor Nuzzo? Professore, mi sente? Direi di no, non dare azioni col capo così, quindi credo di capire che non sente neanche me in questo momento il professor Nuzzo. Allora, magari proviamo a rifare la... No, direi di no. Allora proviamo magari a rifare la videochiamata con il ginecologo professor Luigi Nuzzo. Attendo cenni dalla regia, intanto sì. Allora proviamo a ricontattare il professor Nuzzo. Intanto naturalmente vi ricordiamo tutti i contatti per interagire in diretta nel corso della nostra trasmissione. Se volete telefonare e proporre una domanda in diretta al professor Nuzzo, il numero è lo 011 06 00 774. Se invece volete inviare un SMS, un WhatsApp, il numero, lo vedete anche in sovrimpressione, è il 348 80 40 254. Allora, come sempre, noi ai nostri medici specialisti, che abbiamo ospiti da molti mesi ormai in videocollegamento per ragioni di DPCM, ecco, proponiamo dei temi diversi. Ovviamente, ricordiamo sempre, non esulano lo spettatore da fare domande anche di altro tipo. Ovviamente, l'importante è che però siano nell'ambito della specializzazione del nostro dottore, professore, quindi in questo caso possibilmente domande di ambito ginecologico. Allora, in questo caso abbiamo proposto il postparto, quindi quello che avviene subito dopo il momento, il momento più importante di tutta la vita, che è appunto il parto. Allora, ci pare di capire che il dottor Nuzzo ci ha persi. Professore, non mi sente quindi? No, però ha detto no col capo, probabilmente ha letto il mio labiale. Allora, ok, allora abbiamo una telefonata, possiamo, no, non ce l'abbiamo, piuttosto poi successivamente la prendiamo e la teniamo buona. Per il professor Luigi Nuzzo, intanto stavamo dicendo, in attesa di recuperare il collegamento audio, perché quello video andava benissimo, con il ginecologo professore Luigi Nuzzo, dicevamo, tema del giorno: postparto, cosa accade sia in ospedale sia soprattutto dopo. Come abbiamo sentito dal professor Nuzzo, ci sono tante cose da considerare, da fare,
da ricordarsi e da seguire, dall'alimentazione alle abitudini a naturalmente le visite ginecologiche. Il diciamo ricominciare, quando ricominciano le mestruazioni non è esattamente come prima, poi il professor Nunzio ci stava spiegando altre cose, ma dicevamo che in questo momento abbiamo problemi di audio. Allora, io vi ricordo ancora 011 06 00 774 il numero per le vostre telefonate, 348 80 40 254 è il numero per i vostri SMS e WhatsApp. In attesa di recuperare il collegamento audio con il professor Luigi Nunzio, ricordiamo alcune regole, lo facciamo sempre quando capita il problema, in questo caso però cogliamo l'occasione per farlo tutto in una volta. Fondamentale, quando telefonate nel corso della nostra trasmissione, tenere l'audio del televisore sempre completamente abbassato a zero, cioè fare la domanda dal telefono, perché altrimenti si creano dei ritorni di audio che rendono impossibile comunicare. Quindi se volete parlare con il nostro dottore, è fondamentale tenere il televisore con l'audio completamente a zero, senza audio, perché altrimenti rischiamo proprio anche a volte di dover tirar giù la telefonata. Altre regole, naturalmente non parlare sopra quello che dice il professore, specialmente da quando siamo in videocollegamento, la comprensione rischia di essere difficile. Possibilmente non fare più di una telefonata per puntata e possibilmente per ragioni di qualità dell'audio magari anche evitare il viva voce. Credo che adesso il professore mi senta. Mi sente, professore? Bene. Dovremmo avere però una telefonata. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo. Come si chiama? Da dove chiamo? Mi chiamo Norma, chiamo da Torino. Volevo un'informazione sul vaccino per il papillomavirus. Credo di saperne abbastanza, ma il professore ci darà delle informazioni migliori. Sì, il vaccino per il papillomavirus va fatto in giovanissima età. Andrebbe fatto intorno ai 12-13 anni, in poche parole le nostre ragazze e anche i nostri ragazzi dovrebbero farlo prima di cominciare ad avere rapporti sessuali, questo è fondamentale. Dopodiché in qualunque momento può anche ancora andare bene, ma l'indicazione principe è quella. È un vaccino che può essere fatto tranquillamente nei centri vaccinali e anche il medico di base, il medico curante in teoria potrebbe farlo, non è niente di particolare. Ed è stata una grande scoperta degli ultimi anni, come sicuramente lei sa, come tutti sappiamo. C'è da dire però che purtroppo siamo in Piemonte, siamo un po' indietro come percentuale di persone che lo fanno. Questo è da rimarcare ed è da sponsorizzare ancora di più rispetto a quello che si è fatto fino adesso. Sì, l'ultima domanda è che ho letto che si può fare appunto anche a un'altra età, fino a che senso, sì, che età ha senso farlo. E basta, soprattutto se uno ha già avuto il papillomavirus, che può avere ancora una copertura facendolo. Allora, il papillomavirus si può fare anche in un'età più avanzata il vaccino. La copertura del vaccino dura almeno 10 anni, minimo 10 anni, può anche durare di più, però almeno 10 anni dura. Quindi l'indicazione a farla c'è tutta. Altrimenti un richiamo potrebbe anche essere preso in considerazione dopo 10 anni. Grazie. Allora, la nostra... Sì, ecco. Sì, no, ha sentito. No, ha sentito la signora, ha sentito a posto. Grazie. 011 0600 774 per le vostre telefonate. 348 80 40 254 per i vostri SMS o WhatsApp. Professor Nunzio, forse abbiamo di nuovo qualche problema con il collegamento con il professore. Allora, probabilmente qualche problema di connessione anche con la linea del professore, magari proviamo a richiamarlo nuovamente. Allora, dicevamo alcune regole per intervenire in diretta nel corso della nostra trasmissione, dicevamo anche quando possibile, sempre più spesso si utilizza il viva voce, che va benissimo, se si può però evitare, perché a volte può creare dei rimbombi. Per esempio l'ultima nostra telespettatrice invece andava benissimo, questo per intervenire in diretta nel corso della nostra trasmissione. Allora dovremmo, eccolo qua, professor Nunzio si era frizzato un attimo con gli occhi chiusi, adesso ce l'abbiamo di nuovo, vedo anche che c'è una specie di effetto matrioska perché ci vediamo, bravo, è stato diligente, alla televisione accesa su Buongiorno Dottore, quindi
come dire, è spettatore di se stesso, professore, diciamo così. Sì, è un modo indiretto, visto che abbiamo questa difficoltà di connessione. Avete controllato. Allora, sì. Professore, se voleva andare avanti, visto che sicuramente il discorso è molto, molto ampio, perché qui stiamo analizzando un segmento di vita proprio. Prego, sì. Se voleva proseguire. Allora, stavamo parlando del postpartum, del momento dopo il parto, non so a quale punto della trasmissione siamo arrivati. Ad ogni buon conto, scusate se mi ripeto su alcune cose. Ripetita Juvent, professore, come ci insegna. Va bene, ad ogni buon conto la cosa più importante da fare sono due. Punto primo, stare vicino alle puerpere, vicino psicologicamente alle puerpere. Punto secondo, la signora puerpera è pregata di guardare con attenzione le perdite ematiche che ha, i cosiddetti lochi, perché se sono normali come un ciclo mestruale non c'è nulla di preoccupante. Se invece queste perdite hanno un cattivo odore o diventano particolarmente abbondanti e particolarmente rosse, a quel punto va vista, a quel punto è utile fare un controllo ginecologico, quindi consulterei il proprio ginecologo di fiducia o il consultorio del caso. Se tutto invece corre liscio, se tutto invece va bene, è sufficiente fare un controllo dopo 40 giorni, così come è indicato nella lettera di dimissione che generalmente viene fornita alla paziente nel momento in cui si dimette, appunto, nel momento in cui va a casa. Oltre a questo, durante il puerperio, ripeto, mi dispiace ripetermi, è molto importante l'alimentazione, è molto importante come dire, che la signora stia bene, la signora si deve rimettere in forma in questo periodo e generalmente questo capita. Ecco, un'altra cosa importante che ci viene richiesto è quando cominciare ad avere i rapporti sessuali. Ecco, a tale proposito diciamo che nella maggior parte dei casi in cui c'è stato un parto per via vaginale, c'è una episiotomia, una piccola ferita che deve guarire, per guarirci ci impiega almeno 10-15 giorni. Ecco, diciamo che l'ideale sarebbe cominciare ad avere un'attività sessuale dopo la prima visita di controllo che si fa dal ginecologo, quindi dopo i primi 30 o 40 giorni. Anche da questo punto di vista, generalmente c'è un po' di imbarazzo a chiederlo da parte delle pazienti, ma è un argomento che invece va affrontato e va sviscerato. Ecco, i rapporti devono avvenire regolarmente dopo i 40 giorni, perché se non si hanno rapporti e c'è la paura che questo avvenga, e tante volte ci può essere anche un piccolo restringimento della vagina, una piccola stenosi della vagina che li può rendere difficoltosi col passare dei giorni. Quindi io invito le pazienti che hanno avuto la cosiddetta episiotomia, quindi l'episiografia successiva, cioè la sutura di quella piccola ferita, invito tutte le pazienti a rivolgersi al medico, al proprio ginecologo e soprattutto a fare la detrazione come è stato indicato già in ospedale, cioè devono fare il bidet con un disinfettante un po' particolare, un po' importante, non il solito disinfettante, ma uno di quelli che è stato consigliato in ospedale per almeno i 30-40 giorni di cui parlavamo prima. Questo aiuta la cicatrizzazione e fa in modo che si abbia una ricostituzione della vagina così come era prima del parto. E questo è un altro degli argomenti da sviscerare con il proprio ginecologo nel momento in cui si va a fare la visita dei 40 giorni, come dicevamo prima. E prima di altri argomenti, se posso, mi scusi professore, abbiamo un messaggio da leggere che ci è arrivato il 348 804254. Buongiorno dottore, ho fatto una risonanza magnetica dorsale lombare e si osserva la presenza, RX, RGX, si osserva la presenza di IUD nel scavo pelvico. Cosa sta a significare? Cristina, che salutiamo. Buongiorno Cristina, sta a significare che lei ha messo una spirale, che la sua spirale quasi sicuramente è posizionata bene. Questo per dirlo in poche parole. Ed è giusto che sia così, perché quando si fanno degli accertamenti, soprattutto la risonanza magnetica, la spirale va controllata, perché può essere dislocata, praticamente si può spostare e non essere più efficace. La radiografia del torace evidenzia solo la presenza della spirale nella posizione giusta, nello scavo pelvico, non può dire che è nell'utero perché la radiografia non è in grado di dirlo, però nello scavo pelvico è un termine, come dire, generico per dire che è posizionata bene. Per sapere se è correttamente posizionata nell'utero, però, non è questo l'esame giusto. L'esame giusto è l'ecografia transvaginale, piuttosto che una risonanza, ma non è il caso di correre a fare la risonanza, piuttosto
l'indicazione, se vuole proprio saperlo, è giusta, è quella di fare una ecografia transvaginale. Questo ci permette di dire esattamente come è posta la spirale. Quindi stia pure tranquilla, hanno detto delle cose giuste, hanno solo evidenziato la spirale normalmente posizionata. E allora 011 06 00 774, il numero per telefonare in diretta, 348 80 42 54 per i vostri sms o WhatsApp. È libero di proseguire, visto che abbiamo capito che l'argomento è ampio e anche delicato. Sì, è anche delicato perché, ripeto, tante volte c'è un certo imbarazzo a riprendere certi discorsi, però è giusto che lo si faccia, è giusto che si ritorni alla vita normale, perché col tempo tutti i disturbi del parto, i disturbi della gravidanza devono venire meno. È ovvio che però questo accada, se ne deve parlare, la signora deve essere accudita anche da questo punto di vista e sapere che la vita continua anche se ha avuto una gravidanza o un figlio. È importante, come ho detto e mi piace ripetere ancora, la serenità che circonda la paziente puerpera nel periodo in cui va a casa. Il periodo in cui va a casa è di fondamentale importanza e il papà, che generalmente aiuta moltissimo la madre, non deve avere la paura di prendere in mano il bambino, non deve avere paura di fasciarlo, non deve avere paura di cambiarlo. Questi atteggiamenti devono essere, come dire, superati rapidamente, perché per poter aiutare la puerpera ci deve essere anche chi lo fa e chi lo faccia in maniera adeguata, diciamo così. Quindi senza paura prendere in mano la situazione e buttarsi, non si rompe il bambino, state tranquilli. Se tra le altre cose, questo ve lo dico quasi per ridere, i bambini hanno una certa elasticità, come se fosse una palla, come se fosse, se per caso ipoteticamente e per assurdo, ripeto per assurdo, dovesse cadere dal fasciatoio, nella maggior parte dei casi non succede niente, state tranquilli, insomma, mi raccomando, non fatevi venire di queste bruttissime idee, perché i bambini sono elastici, hanno delle ossature molto, molto elastiche, quindi non abbiate paura, non si rompe nulla, potete trattarlo tranquillamente, così come vi è stato insegnato dalle puericultrici prima di uscire dall'ospedale o nell'ultima lezione che avete fatto per la preparazione al parto, perché generalmente è quella l'ultima lezione che si fa quando si fa il corso di preparazione al parto, si insegna a prendere in mano il bambino, a prendere in mano la situazione del postparto, come dicevo così. Quindi si tratta solo di ricordare quello che vi è stato insegnato e di cominciare questa vita nuova aiutando, ripeto, non mi stanco mai di dirlo, aiutando moltissimo la puerpera. Senza paura, senza remore, però fatelo. Ho parlato di corsi preparto, magari andiamo alla rovescia, prossima puntata andiamo al preparto, così un altro argomento di vitale importanza, e non è solo un modo di dire. Abbiamo un messaggio che ci è arrivato al 348 80 42 54. Buongiorno professore, siamo Stefano e Yolanda, genitori di Stella. Volevamo ringraziarla per l'aiuto preziosissimo di questi giorni e per averci dato informazioni che non riuscivamo a ottenere. Ora siamo tutti e tre a casa e mamma e bimba stanno bene. Grazie ancora. Insomma, qui abbiamo un messaggio, un vero e proprio messaggio di ringraziamento per il professor Nuzzo. Vedo che, insomma, è anche apprezzato al di fuori, è particolarmente apprezzato al di fuori della nostra trasmissione, evidentemente, professore. Grazie, mi commuove molto questa cosa e ho qualche difficoltà proprio per la commozione che mi generano questo tipo di messaggi. A me sembra tutto normale, sinceramente, perché quando c'è una necessità o quando c'è, magari potessi ancora mettere le mani ed aiutare a partorire, però posso, quando ancora posso, come dire, dare una mano, anche soltanto verbalmente o con dei banalissimi WhatsApp, lo faccio sempre molto molto volentieri, quindi ancora grazie e a disposizione per qualunque altro tipo di informazione che posso dare, diciamo così. E ci associamo naturalmente ai complimenti e ringraziamenti al nostro ginecologo, il professor Luigi Nuzzo. Detto questo, professore, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Isa d'Alessandria, ho 72 anni. Buongiorno. Vorrei parlare col professore, se possibile. Sì, la sento. Prego. Posso? Prego, grazie. Prego. Dunque, io sono stata sottoposta un anno fa, maggio dell'anno scorso, ad un'isterectomia totale con anessectomia,
per dispasia d'alto grado della vagina del cervice uterina. Sembrava tutto risolto, e invece a giugno ho fatto un PAP test, dal quale risulta congiloma piatto da HPV con... una lesione squamosi intraepiteliale, SIL ad alto grado, HSIL, vaini con HPV e poi presenza di batteri. Si consiglia una biopsia della cupola vaginale. E io mi sono di nuovo sottoposta a settembre, di nuovo con congiloma piatto da HPV con displasia lieve, vaini 1, e in parte media vaine 2, HSIL, moderata e discreta iperplasia squamosa con paracheretosi, lieve e moderata flogosi cronica, linfocitica attiva. Volevo sentire il suo parere, perché adesso dovrei di nuovo sottoporre un'altra colposcopia. Sì, signora, purtroppo il suo calvario non è finito, diciamola così in maniera molto, molto brutale. Sì, so che la situazione non è bella, lo so. Deve avere pazienza e continuare i controlli. Continuare i controlli, perché questo tipo di lesione ha, anche se brutta, ha il suo, come dire, se posso dirle una parola di incoraggiamento, il suo vantaggio nel fatto che lei abbia 72 anni. Quindi l'evoluzione della lesione è molto lenta e questo l'aiuta per certi versi. Ciò non toglie che deve essere monitorato costantemente, così come stanno facendo i miei colleghi, e lei non deve perdersi d'animo, per cui sicuramente non finirà con la prossima volta che va a fare il controllo, perché questo tipo di cellule possono non essere, come dire, state asportate del tutto. Del resto l'asportazione chirurgica a volte non è sufficientemente esaustiva, quindi ci possono ancora essere delle piccole isole che magari a occhio nudo non si vedevano e che adesso con l'esame microscopico vengono messe in evidenza. Quindi va vista, e magari se la cosa persiste potrebbe anche esserci l'indicazione ad un successivo intervento chirurgico per poter continuare l'asportazione della parte malata, diciamo così. Quindi sì, non si deve scoraggiare, deve sapere che questa situazione potrebbe non finire a breve, come può darsi anche che sia così fortunata che a un certo punto, come le ho detto, essendo una malattia con un'evoluzione molto lenta vista l'età, magari abbia la fortuna che si fermi anche un po', come dire, spontaneamente. Cioè non toglie che il consiglio che le posso dare è di fare esattamente quello che le è stato detto, controlli periodici, seriati, tipo ogni 6 mesi, finché non si veda l'esame citologico, la scomparsa di questo tipo di cellule, che non sono cancerogene, non sono tumorali, però possono diventarlo col tempo. Quindi questo è il messaggio che le posso inviare. Quindi fare attenzione, perché queste cellule che ci sono, non sono delle migliori, ma non sono ancora tumorali, ma possono diventarlo. Quindi attenzione, sono quelle. Sì, ho capito, quindi. Ecco, mi dica, io guardi, mi sono già sottoposta anche, così, non so che non risolverò niente, anche al vaccino contro l'HPV, perché tutto è causato da quello, quanto pare. E ho fatto la prima somministrazione, adesso giorni faccio la seconda e poi ci sarà la terza. Non so se ho fatto bene o male, l'ho fatto e via. Fatto bene, signora, sicuramente non ho fatto male. Quando si va in guerra si può sparare con tutte le armi a disposizione. Anche quelle che magari colpiscono poco, perché nel caso specifico suo lei ha fatto giusto tutto quello che doveva fare, cioè un trattamento chirurgico come doveva essere fatto, e poi una valutazione oncologica sicuramente le è stata fatta dal reparto in cui è stata operata, quindi per vedere se c'è dell'altro da fare, devono essere loro stessi a consigliarla, ma ha fatto sicuramente bene a fare anche il vaccino. Devono vedere i miei colleghi se c'è dell'altro da fare dal punto di vista chirurgico o dal punto di vista radioterapico o altro, però il centro che la segue gli gestisce in funzione di quello che vede il prosieguo delle cure. Grazie dunque alla nostra telespettatrice e naturalmente un grande in bocca al lupo. 011 06 00 774, il numero per le vostre telefonate, 348 80 42 54 per inviare sms o whatsapp. Prego professore, l'avevo interrotta di nuovo per dare spazio come sempre ai nostri telespettatori.
Certo, stavamo dicendo che sì, oggi parliamo del postpartum. Se non ha perso il filo, professore, se no io una domanda da fare ce l'avrei, ma se vuole concludere il discorso, prego, è importante. Ma io credo di aver concluso a sufficienza, perché penso di aver sviscerato ogni cosa. Ah, ecco, no, ancora una cosa che non abbiamo detto. Ecco, dopo il parto la signora deve imparare anche a fare alcuni esercizi, perché specialmente nel postpartum, nell'immediato postpartum, nei giorni successivi, potrebbe esserci una difficoltà nella minzione. Difficoltà nella minzione per cui può esserci anche un'incontinenza urinaria, per esempio, e questa va valutata. Va valutata perché nella maggior parte dei casi rientra spontaneamente, ma a volte è necessario fare degli esercizi perché questa situazione venga ad essere corretta. Raramente dopo un parto spontaneo, soprattutto se il parto è stato lungo, se è stato, come dire, un pochino operativo, un pochino indaginoso, può succedere che questa situazione si persista, quindi può essere anche necessario a volte un controllo dallo specialista uroginecologico. Diciamo che sono tutte cose che noi andiamo a vedere e a valutare quando facciamo la visita di controllo dopo i 30-40 giorni. Ecco perché alla signora che comincia la visita noi diciamo: signora, tanto per incominciare, dopo aver fatto l'esplorazione esterna della vulva e della vagina, diciamo adesso signora ci faccia un bel colpo di tosse. Andiamo a valutare proprio quello, a vedere se c'è come residuato del parto un prolasso, un abbassamento della parte anteriore o posteriore della vagina che può comportare anche questo tipo di disturbi. E mi piace ricordare, sono presenti, sono frequentissimi nel postpartum e che nella maggior parte dei casi rientrano spontaneamente. Quindi valutiamo volta per volta e se la cosa persiste dopo un certo tempo, diciamo dopo 1 o 2 mesi, facciamo fare una rieducazione del pavimento pelvico, e se non è sufficiente a volte si deve ricorrere col passare del tempo anche ad un eventuale intervento chirurgico. Sono tutte cose che vengono valutate e discusse con la paziente quando viene per la visita di controllo dopo i 40 giorni. Ma mi piace ricordare che se capita una certa incontinenza urinaria con i colpi di tosse o con la risata, non dovete spaventarvi nei primi giorni. Sono cose normali che nella maggior parte dei casi rientrano. Professore, abbiamo un messaggio da leggere. Un giorno una bambina di 10 anni e ha tanto pelo sulle gambe e sul pube. Cosa si può fare? Grazie. Niente. La mia risposta è semplice. Vuol dire semplicemente che si sta preparando con un pochino di anticipo il menarca, perché praticamente noi sappiamo che intorno ai 12-13 anni si ha il primo ciclo mestruale. A volte questi segnali possono essere preceduti per 1 o 2 anni. Il problema è quando sono molto molto precoci, sotto i 9 anni, ma dai 10 anni in poi direi di non preoccuparsi eccessivamente. Se vuole prova a fare il massimo, può fare due cose: può fare una consulenza presso il centro di endocrinologia pediatrica, che c'è endocrinologia ginecologica, che c'è a Sant'Anna, c'è un ambulatorio apposito per questo, gestito molto bene da una collega che conosco, può essere molto attenta, ed è così, se vuole un'ulteriore consulta, un'ulteriore conferma di questa patologia, e ancora se vuole fare ancora di più, può fare un'ecografia per andare a vedere le ovaie, che non ci sia qualche piccolo problema ovarico che può creare questo tipo di disturbo, rarissimo, rarissimo, ma dobbiamo considerare anche quello. La prima risposta, comunque, quella che le ho dato, è quella che conta più di tutte: praticamente potrebbe anche non far nulla, perché è soltanto una precocità nei caratteri sessuali secondari che si sta manifestando nella sua ragazza. Poi dipende dall'entità, perché la peluria può essere minima, ma può essere anche molta, e ci possono anche essere degli altri caratteri secondari, quindi va valutata, ma senza un'eccessiva preoccupazione. Professor Nuzzo, siamo quasi in conclusione. Al volo ha parlato di sanguinamenti, ha parlato di questioni vaginali, di parto vaginale. Nel postparto ci sono delle significative differenze tra chi ha fatto il parto naturale e chi il cesareo?
Direi di no, perché sostanzialmente il meccanismo è lo stesso, scusate il termine che è molto brutto, nel senso che deve essere eliminata una piccola quantità di sangue, di residui placentari che possono essere residuali dopo il parto. Diciamo che il 99,9% del materiale che deve essere eliminato viene eliminato subito col parto insieme con la placenta, però ovviamente ci sono dei coaguli, delle piccole quantità di sangue che vengono eliminati col tempo. Come vengono eliminati? Vengono eliminati perché l'utero si contrae, e si contrae grazie a due cose fondamentali. La prima e la più importante è il fatto di allattare. Con l'allattamento viene prodotta un ormone, l'ossitocina, che provoca una contrazione dell'utero. La contrazione dell'utero porta all'espulsione di eventuali coaguli. Ecco perché le nostre signore a volte dicono di avere dolori al basso ventre mentre allattano. Proprio per questo, perché l'utero si sta contraendo e deve ritornare dopo circa 1-2 mesi alle dimensioni normali. Perché questo avvenga è necessario che venga, come dire, sollecitato in un certo qual modo. Il miglior modo, il modo più fisiologico perché questo avvenga è l'allattamento. Ma non è l'unico modo perché questo avvenga. Ci sono anche delle altre sostanze, degli altri farmaci che noi usiamo regolarmente. Una volta li davamo di routine in dimissione e mi pare che non abbia un'alternativa, il famoso Metergine che noi abbiamo utilizzato e continuiamo ad utilizzare, che provoca appunto queste contrazioni dell'utero che permettono l'espulsione di coaguli e altro minimo materiale presente. Sono cose che conosciamo benissimo, che si fanno da tanto tempo, e rarissimamente è necessario ricorrere ad altro. Ma forse la risposta alla sua domanda, se c'è differenza tra parto spontaneo e taglio cesareo, direi di no, perché alla fine sono gli stessi residui che devono essere eliminati con queste sostanze di cui abbiamo parlato prima. Professor Nuzzo, è arrivato il momento di salutarci, così come salutiamo per ora anche i nostri telespettatori. Naturalmente, grazie professore per essere stato in video collegamento con noi. Grazie a lei, grazie ai nostri telespettatori e telespettatrici. E allora, qualche istante di pubblicità, non mancate, vi aspettiamo, tra pochissimo torniamo in diretta per la seconda parte di Buongiorno Dottore, a tra poco.